Ciao a tutti ragazzi, qui è Zio degli Animali che parla. Oggi andremo a vedere più nello specifico un animale che negli ultimi 2 anni sta diventando sempre più popolare ed amato anche qui in Italia. E stiamo parlando proprio del riccio africano. Partiamo dicendo alcune sue caratteristiche principali che sono la colorazione prevalentemente bianca, quindi sia della pelliccia che degli spini, dove poi ci possono essere alcune mutazioni, cioè di colori tipo bianco-marrone, bianco-nero, anche in base a dove si trovano queste variazioni di colore, prende diversi nomi, c'è ad esempio il sale e pepe, lo champagne, l'albino e tanti altri, e li andremo a vedere magari in un altro video. Un'altra caratteristica importante è che è un animale di libera vendita in Italia, a differenza del riccio europeo, che è quello che si trova normalmente in natura, che quello è illegale da detenere, quindi mi raccomando, non raccogliete mai i ricci selvatici se li incontrate. È un animale abbastanza semplice, tra virgolette, ad accudire. Ha alcune necessità particolari che, se vengono rispettate, lo rendono un animale abbastanza semplice da tenere comunque. E se siete fortunati, questo riccio si potrà affezionare al punto da diventare una specie di cagnolino, possiamo dire, cioè riconoscerà il suo padrone, si farà toccare senza problemi, mangerà dalle mani e tante altre cose, come si vedono un po' nei video su Facebook, però parto già dicendo che è una cosa che va da soggetto a soggetto e può accadere che magari vi andate a comprare un riccio africano e lui non ne vuole sapere di essere preso. Questo purtroppo è un carattere soggettivo, va da animale ad animale e quindi è un po' una roulette russa, insomma. La cosa più importante da valutare prima di acquistare un animale è lo spazio che lui andrà ad occupare nella nostra casa. In questo caso il riccio africano ha bisogno di una scatola di plastica il più grande possibile. L'ideale sarebbe una scatola di 1 metro per 50 centimetri che si può comprare o nei negozi fai da te oppure si trovano anche da IKEA. Diciamo che potete optare per una scatola un po' più piccola, ma dovete adattare alcune cose che vi spiegherò successivamente. Io personalmente come substrato ho utilizzato sia la segatura che il pellettato. Allora, diciamo che la segatura è un po' più rognosa perché bisogna pulire un po' più frequentemente perché si mescola con l'eventuale sporco e bisogna pulirla più frequentemente. Però diciamo che il contro del pellettato è che il riccio camminando di notte fa tanto rumore e se ad esempio dovete tenere il riccio all'interno della camera da letto, se avete il suono leggero e il riccio si fa le passeggiate, sentirete il classico movimento di cose all'interno di una scatola di plastica ed è una grande rottura di scatole, ve lo dico perché li ho tenuti anche in camera. Quindi io ho utilizzato la segatura. Poi sarà importante un beverino. Diciamo che non è troppo importante perché essendo africano non beve tanto, però è importante che abbia sempre acqua disponibile. Tenete conto che c'è la possibilità che il vostro riccio non accetti di bere dal beverino. Se non è stato abituato da piccolo ed è stato abituato ad esempio a bere da una bacinella, lui riuscirà a bere solo lì, quindi nel caso considerate anche questa ipotesi. Dovrà inoltre avere la ciotolina con le crocchette, un rifugio dove io consiglio una scatola di plastica e non di carta, con niente all'interno perché rischia di creare all'interno umidità. E se il riccio sta troppo tempo in un ambiente umido, rischia di ammalarsi perché è molto sensibile a livello di apparato respiratorio. Dopo alcune persone inseriscono dei giocattolini, delle palline, delle cose, ma io personalmente non ho mai visto alcun tipo di interesse per queste cose. Voi dopo potete tranquillamente sperimentare, vedere, perché ogni riccio ha il suo comportamento e di conseguenza magari al vostro riccio può piacere giocare con una pallina, mentre il mio non gliene frega assolutamente nulla. Essendo il riccio in natura un animale carnivoro, ha una dieta basata al 90% di proteine. Bisognerà quindi fornirgli tutti i giorni delle crocchette per cani o per gatto. Io personalmente mi sono trovato molto bene con quelle miglior gatto, che sono comunemente reperibili in tutti i supermercati, costano anche poco e le ritengo un ottimo alimento bilanciato. Oltre alle crocchette bisognerà fornirgli saltuariamente delle verdure come possono essere le carote, i peperoni o l'insalata in modo da bilanciare magari se ha qualche carenza. Un'altra cosa importante personalmente sono gli insetti. Se a voi fanno schifo potete fare a meno di fornirglieli, però
Però personalmente per avere una dieta bilanciata sotto tutti i punti di vista, secondo me sono un ottimo rimedio appunto gli insetti, che possono essere i grilli o le tarme della farina. Questi, oltre a fornirgli un sacco di nutrienti, lo aiutano anche, diciamo, a stimolare un po' il suo istinto, perché lui in natura la notte fa chilometri e chilometri a caccia di insetti. Quindi mi sembra giusto ogni tanto fornirli, in modo che abbia un po' uno svago, possiamo anche dire. Oltre al fatto che sono un alimento ottimo, è relativamente poco costoso, perché un etto di tarme costa dai 2 ai 4 euro in base a dove lo comprate, ma vi dico che con un etto ci fate un bel po', ci fate anche più di un mese, quindi è anche relativamente poco costoso. Sarà molto importante non fornirgli alcun tipo di alimento dolce o grasso, perché è un animale che contrae molto facilmente il diabete e può portare molto facilmente alla morte. Quindi sarà assolutamente necessario evitare tutti gli alimenti che non vi ho detto prima, quindi ad esempio le patatine da sacchetto oppure le merendine confezionate, queste cose qua assolutamente non devono mai essere fornite. E in assoluto la cosa più importante, mai dare latte e derivati, perché lui non ha gli enzimi per digerirlo. Come beve una ciotolina di latte o mangia un pezzettino di formaggio, dopo qualche ora ve lo ritrovate morto. Quindi è assolutamente importante mai fornirgli derivati dal latte, mi raccomando. La riproduzione del riccio è diciamo, è un argomento abbastanza delicato per vari motivi. Io personalmente la sconsiglio, come motivo principale, perché cambia il comportamento del vostro riccio. Se avete tenuto il vostro riccio per un anno, siete diventati amici, che è molto confidente e quant'altro, c'è il rischio che facendolo riprodurre gli cambi un po' la mentalità, non so come spiegarvelo, e rischia di diventare un animale che tende ad essere selvatico, quindi rifiuta di essere preso, rischia di mordere, di pungere, quindi io personalmente la sconsiglio. Un altro motivo è perché i ricci devono stare separati, quindi bisognerà avere il doppio dello spazio dove mettere un maschio e una femmina, ed eventualmente anche i cuccioli bisognerà separarli dopo un mese dalla madre, quindi bisognerà avere altro spazio dove tenere i ricci, ma i riccini non possono stare assieme, soprattutto se ci sono troppi maschi, perché i maschi tra di loro litigano e si ammazzano, quindi bisognerà avere tutta una struttura fatta per allevare questi ricci, e io personalmente la sconsiglio a tutti quanti, perché non è da tutti avere a disposizione questo spazio e soprattutto il tempo per stargli dietro. Se eventualmente volete proseguire con la riproduzione, vi spiego come fare. Bisognerà unire assieme il maschio e la femmina, basta qualche ora, dove diciamo il segno che sta avvenendo qualcosa è il maschio che fischia. Lui tirerà giù le spine, si avvicinerà alla femmina e inizierà a emettere una specie di canto, dei fischi, adesso non so bene come identificarlo. Una volta che sentite questo, vuol dire che sta procedendo, e nel giro di qualche ora li potrete separare. Una volta che è avvenuta la riproduzione, la riccia avrà una gestazione di 40 giorni più o meno, giorno più giorno meno, ma ho visto che sono proprio 38, 39, 40 giorni, è molto precisa come cosa, e riuscirete a capirlo un paio di giorni prima, perché i capezzoli della riccia andranno a gonfiarsi particolarmente tanto, quindi facilmente visibile. Una volta avvenuto il parto, mi raccomando, almeno per una settimana, non toccare né lei né i riccini, non fare assolutamente nulla. Al massimo fare qualche pulizia, ad esempio raccogliere qualche cacca o qualcosa, ma mai toccare il resto, il nido, non fate niente, fornitegli il cibo e qualche pulizia rapidissimo e basta. Questo perché la riccia, una volta che ha fatto il parto, ha i piccoli ed è molto difensiva e va in stress molto facilmente. Basta anche per dire prendere la scatola e spostarla, c'è il rischio che la riccia si stressi e inizi a rifiutare i piccolini, non nutrendoli più, o addirittura li ammazza. Ad esempio, a me più di una volta la riccia ha mangiato la testa a uno dei riccini, o magari ha smesso di allattarli e loro nel giro di 20 ore sono morti proprio perché hanno bisogno di mangiare e la riccia si rifiutava di farlo. Le cause di stress possono essere molteplici, dei rumori, dei suoni, e qualcuno che si avvicina, qualcuno che li guarda, quindi mi raccomando, nel caso teneteli sempre da soli dove c'è un posto molto tranquillo.
Quando hanno raggiunto le 3-4 settimane, i ricini potranno essere svezzati. Io personalmente consiglio di estrarli tutti insieme dalla madre, che ormai non potrà più nuocere, diciamo così, e fornirgli dell'omogenizzato. Io ho usato quello Mellin di Manzo, metterlo nelle dita e porre appunto le dita davanti ai loro musetti. Probabilmente loro le prime volte inizieranno a mordere perché non conoscono questa nuova cosa, ma dopo inizieranno a leccarla e inizieranno appunto a passare da un cibo liquido a un cibo semisolido. Nel giro di una settimana da quando iniziate questo svezzamento, inizieranno tranquillamente anche iniziare a rosicchiare le crocchette della mamma fino a che non avranno fatto uno svezzamento completo. Quando hanno raggiunto un mese e una settimana, un mese e due settimane, si devono togliere dalla madre ed eventualmente separare anche tra di loro cuccioli, perché iniziano a avere delle ostilità tra maschi e quant'altro. Quindi proprio per questo io ve lo sconsiglio, perché è una cosa che richiede tanto tempo, tanta cura, è una cosa abbastanza delicata e soprattutto non è facilmente gestibile. Poi se siete come me, che vi affezionate agli animali, queste cose, vedere la riccia che vi partorisce dei piccolini e dopo qualche giorno vederli morire per varie complicazioni, perché lei che le ammazza e quant'altro, è una cosa triste, e per questo ho deciso di non riprodurli più. Per concludere la guida vi volevo lasciare alcune avvertenze generali, che possono essere abbastanza diverse tra di loro, ma le ho raggruppate tutte qua. Per cominciare, non so se già l'ho detto prima, e una cosa molto importante è la delicatezza delle zampe, perché sono proprio vellutate, possiamo dire così, basta pochissimo perché si danneggino. Io ho comprato tempo fa una ruota di legno e la riccia, correndoci dentro, si è lesionata le zampette, che ho trovato tutta la ruota insanguinata, proprio perché lei, a forza di correre sfregando sul legno, si è danneggiata. Quindi mi raccomando, se comprate una ruota, deve essere tassativamente di plastica e non di legno o di ferro. Non devono esserci sbarre, ma deve essere come le ruotine piccole per i criceti, le fanno anche più grandi per appunto animali più grandi, come possono essere le cavie o i ricci. Un'altra cosa importante è l'apparato respiratorio, che anche quello è molto delicato, quindi mai tanta umidità, mai freddo e niente profumi o odori forti. Quindi se magari lo avete in camera e state uscendo e vi profumate, fate attenzione che non gli vada dentro la sua scatola. Magari se avete dei deodoranti per gli ambienti o la segatura profumata che vendono nei negozi di animali, queste cose qua non vanno bene, quindi magari evitatele, perché appunto ha un olfatto molto sensibile e rischia, se sente degli odori forti, di andare in confusione e potrebbe disorientarsi, diciamo. E per finire, mi raccomando, compratevi un tappetino riscaldante, che lo potete comprare in tutti i negozi di animali dove magari trattano qualche rettile o queste cose qua, oppure lo trovate anche su Amazon online, in tanti siti lo vendono, costano poco. È praticamente, immaginatevi un foglio di carta con la presa della corrente, voi lo attaccate, lo mettete sotto la scatola e lui pian piano inizia a far calore, non tanto, in base alla potenza che scegliete. Io vi consiglio tra i 5 e i 10 watt, fare un bel calduccio in modo che il riccio, soprattutto nei mesi invernali o comunque quando c'è freddo, se lo lasciate in una stanza magari non riscaldata, ne ha bisogno, perché non dovrebbe mai stare sotto i 20 gradi. L'ultimissima cosa, è un animale abbastanza puzzolente, quando sporca lo si sente purtroppo, quindi io vi consiglio di fare tassativamente una pulizia rapida tutte le mattine, che lui sta dormendo perché ha passeggiato tutta la notte, quindi vi consiglio di pulirlo la mattina e magari anche un'altra volta alla sera, prima che lui si faccia le passeggiate, perché ogni tanto lui si muove, comunque fa le sue cose. Però diciamo che secondo me mattina e sera sono i momenti migliori per rimuovere lo sporco che ha fatto, cambiargli l'acqua o aggiungergli le crocchette. Con questo penso di avervi detto tutto. Se avete ancora dei dubbi, lasciatemi pure un commento, scrivetemi o scrivetemi sulla pagina Facebook, sempre Zio degli Animali, e cercherò di aiutarvi come posso in base a cosa mi domandate. Grazie dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video.